Ciao a tutti, allora niente, faccio questo video per esprimere la mia gioia. Siccome in questo canale un po' di tempo fa ho pubblicato un video dove ero alla Feltrinelli e inquadravo un mio CD sugli scaffali della Feltrinelli dicendo il mio CD sugli scaffali della Feltrinelli, come stupito, no? Del fatto che il mio CD fosse appunto sugli scaffali di uno store così importante e conosciuto. E beh, allora, sarà vero? Non sarà vero? In questo video non voglio trattare l'argomento del fatto che sia vero oppure no quel video, ma anzi, sì, dai, diciamo la verità, quello lì era un video fake. Il CD l'avevo messo io sugli scaffali della Feltrinelli, ma diciamo con lo scopo di creare un video anche divertente, no? E anche per riuscire a far sognare un po' le persone, no? Io mettendo il mio CD sugli scaffali della Feltrinelli e facendo quel video lì, magari un po' di persone le ho fatte sognare, no? Ho fatto immaginare loro che fosse possibile riuscire a posizionare un proprio CD sugli scaffali di store, diciamo, nazionali, no? E nel video di oggi invece però voglio esprimere la mia reale emozione per una cosa che invece sta succedendo davvero. E un po' di mesi fa ho creato una canzone sfruttando una situazione che ha portato fortuna ad una ragazza, ora credo maggiorenne, e che ha un canale che in pochi anni, anzi in un solo anno, ha totalizzato quasi 60.000 fan. Ecco, io sfruttando quell'occasione che ha portato così tanta fortuna a questa ormai ragazza, 18enne credo, ho portato automaticamente un po' di fortuna anche a me stesso, perché c'è una canzone che in meno di un anno sta portando appunto fortuna anche un po' a me, mi sta rendendo un po' conosciuto e quindi io sono contento di questa cosa. E insomma, ho fatto questo video perché siccome avevo pubblicato quel video fasullo dove facevo vedere che un mio CD era realmente sugli scaffali della Feltrinelli, allora volevo, come dire, riscattare un po' quel video fasullo pubblicando invece un video reale con emozioni reali di una persona che esprime la sua gioia nel vedere che una sua canzone realmente sta facendo visualizzazioni e insomma mi sta facendo un po' conoscere. Io sono molto contento di questa cosa, volevo rendere partecipi voi che state guardando questo filmato di questa mia grande gioia, ecco. Anche per documentare questa mia gioia e archiviarla così nei ricordi, mantenendo un video che un domani potrebbe anche farmi piacere di guardare. E un po' per mostrare a tutti voi che state guardando questo video come in realtà una persona può sentirsi realmente felice quando una propria creazione in un certo qual modo successo, ecco. E quindi
Niente, mi sento felice. La canzone, se volete andarla ad ascoltare, si intitola Dedica Rap a Valentina Lattanzio. Però basta che voi mettiate il nome di Valentina Lattanzio e poi cercate un po', anzi facciamo così, ve la metto in descrizione, così basta che cliccate il link in descrizione e potrete andarvela ad ascoltare. È una canzone un po' furbesca, non so se il termine furbesco esiste, nel senso che è una canzone dove io realmente, creando il testo, volevo raggiungere una certa visibilità, però allo stesso tempo volevo anche tutelare la persona che, tra virgolette, sfruttavo appunto con la canzone stessa. E quindi comunque la stessa canzone aveva solamente buoni intenti, senza voler andare a ferire nessuna persona. Tutto qua, ecco. Perché non ho pubblicato un video di questo tipo sull'altro canale dove questa canzone appunto sta avendo abbastanza successo? Perché quel canale lo voglio riservare solamente alle mie creazioni musicali, non voglio sporcarlo, tra virgolette, con dei video di questo tipo, no? Come questo che sto facendo io adesso. E quindi quel canale lo voglio riservare solamente per mostrare le mie creazioni al momento in cui queste sono appunto finite, concluse e quindi pronte per la pubblicazione. Mentre su questo canale dove pubblico anche video amatoriali, così sono anche più disposto a pubblicare dei video di questo tipo, dove appunto magari vado a spiegare alcune mie emozioni, magari strettamente legate a certi avvenimenti. E quindi niente, ecco, spero appunto con questo video di avervi trasmesso un po' di quella che è la mia emozione nel vedere che una mia canzone giorno dopo giorno diventa sempre più conosciuta. Non posso dire che è virale quella canzone, però insomma quasi 8.000 visualizzazioni in 10 mesi fa piacere, ecco, riuscire ad averle. Per di più grazie al proprio ingegno, no? Cioè non andando a sfruttare l'ingegno di altre persone, ma proprio grazie al proprio ingegno, ecco. Va bene, basta, ho finito di rompervi e vi auguro una fantastica giornata come quella di oggi. Guardate che sole stupendo che c'è. Oppure una bellissima e serena serata se state guardando questo video nel tardo pomeriggio oppure addirittura di sera. Va bene, ciao a tutti e al prossimo video. Ciao!